Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV. Lo so ragazzo, i capelli inguardabili. Ragazzi, già da un po' di tempo mi sto dedicando al mio piccolo progetto al fine di portare qualche risultato e in effetti dopo un po' di lavoro sono riuscito a giungere a un obiettivo. Io volevo partire da qualcosa di molto semplice, giusto per prendere un po' la mano, però mi sono reso conto che man mano andavo in sintonia con quelli che erano gli strumenti. Sta di fatto che comunque ho acquistato alcuna roba proprio per poter permettere di customizzare con le stellattine. Io ho utilizzato questo pennarello che si trova in commercio, nelle edicole o comunque dappertutto. Io l'ho usato bianco, ma ci sono di diversi colori. Ebbene, io volevo fare una cosa semplice, solo che poi alla fine, come dire, ho preso un po' la mano e il risultato finale è praticamente questo, ragazzi. Questo è il risultato finale. Infatti ho deciso di customizzare questa lattina di Monster Energy e questo è il risultato. È una energy drink ovviamente standard, la base, una normale Monster Energy, solo che l'ho chiamata Ghost, proprio dedicandola al cubo, al Twisty Puzzle, che come ben sapete io adoro molto. Infatti chi ha visto le foto è affiancata dai Ghost Cube. E questa è una lattina particolare, nel senso che poi vabbè spruzzerò il trasparente per preservare tutti quanti i motivi, e ci è voluto un po' di tempo per fare questa cosa qui, ragazzi, Veramente ci è voluto un bel po'. Poi tra l'altro c'è la mia firma sotto, però sta di fatto che questo è il risultato finale. Mi ci sono messo un po' dietro al fine di elaborare tutto quanto e adesso la vedremo meglio. Ragazzi, eccola qui la nostra lattina di Monster Energy Ghost. Ovviamente ho applicato diversi motivi specchiati, simmetrici ai lati di essa. Ovviamente ho precluso un certo standard al fine di arrivare a questo risultato. Volevo fare una cosa molto semplice, ma poi diciamo sono andato avanti con i motivi per scelta mia e ho praticamente portato a casa questa cosa qua. Diciamo che ho preso una lattina standard, ho preso il pennarello e mi sono messo a disegnarci su e sono arrivato appunto a questa conclusione, ecco, con questi motivi che sembra molto una ultra e a tutte questi disegni tribali che a me piacciono tanto, glieli ho appunto disegnati. E poi ovviamente ho scritto Ghost in questo modo, ho riquadrato la scritta Energy, insomma sono andato a riprendere diversi stili Monster che già esistono. Ovviamente non la apriremo perché questa è una lattina standard di Monster Energy, però capite che ragazzi è molto molto bella. Cioè nel senso, comunque sono soddisfatto del risultato finale, penso che ne farò ancora e poi ovviamente le mostrerò sul canale. Questo diciamo che è l'inizio, ragazzi, questa è il primo passo, il primo tassello, il primo mattoncino per la realizzazione di nuove lattine customizzate. Ho già in mente qualcos'altro, sempre partendo dalla base Monster Energy, revisionando un po' i colori e di conseguenza creare una lattina unica, ecco. Mi è già venuta in mente una cosa che potrebbe starci, poi fatemi sapere nei commenti, che è creare lattine di Monster Energy che effettivamente hanno il logo delle bandiere dei paesi, quindi la Monster Energy italiana avrà una parte del logo di colore verde, bianco, rosso, con magari come motivi le bandiere. Questa sarebbe una cosa bellissima, se ogni Monster Energy di ogni paese, anziché adottare lo stesso design nero con fondo verde, adattassero magari appunto delle particolarità, quindi Monster Energy Italy magari revisionando il design e tutto, ci potrebbe stare. Questo comunque è il primo passo secondo me per iniziare qualcosa di diverso dal solito, perciò ragazzi, che dire, io sono soddisfatto veramente tanto di questa cosa. Ovviamente trovate le foto qua su YouTube, trovate tutto quanto sul mio profilo Instagram, vi invito a seguirvi perché questo è l'inizio di un progetto che voglio comunque portare avanti perché mi piace veramente tanto. Mi sono divertito a customizzare questa lattina e penso che ne customizzerò ancora.
Che dire ragazzi, sono veramente contento. Fatemi sapere voi se vi piace questa lattina customizzata, questa lattina personalizzata, perché appunto l'ho fatta io. Sono certo ragazzi che ne farò ancora, quindi ne realizzerò di diverse e è anche carino averle proprio qui nella collezione o comunque da mostrare, perché no? Quindi che dire, io concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, come sempre lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!